Più gusto, lime e peperosa, il sapore della tua estate. San Carlo. E sono 5. È andato in scena questo weekend a Loket, in Repubblica Ceca, il round del mondiale motocross. E a trionfare per la quinta volta quest'anno è stato Romain Febvre. Il francese ha dominato anche sul difficile tracciato ceco, vincendo entrambe le manche davanti al russo Bobryshev, due volte secondo in gara, e al belga Desailles, sempre terzo in pista. Con Nagel e Cairoli assenti per infortunio, Febvre allunga ancora in classifica generale, distanziando di 88 punti il rivale Polen e cominciando ad assaporare il sogno mondiale. Giornata sfortunata invece per Guarneri e Philippe Aerts, con il primo che ha pagato un contatto in gara 1 chiudendo 14esimo, mentre l'ex campione del mondo è stato costretto ad abbandonare la gara per una caduta. Colori italiani che possono gioire invece per Chiara Fontanesi. La campionessa di Parma ha conquistato infatti in Repubblica Ceca il quarto titolo mondiale, ottenuto grazie al secondo posto in gara e al forfè per guasto tecnico della rivale Lancelot. Chiara diventa così la prima donna a centrare quattro titoli consecutivi e conferma ancora una volta il suo indiscusso talento.